Nel merito del primo tempo del bilancio,
se io con un'altra, in particolar modo da parte di questa maggioranza di governo, ancora più in particolare da parte del gruppo consigliare del PDL, rivolgere gli auguri più sinceri al nostro presidente, al nostro amico Gennaro Macera, per l'elezione finalmente avvenuta al consigliere regionale, per cui gli auguri più semplici. Quello in questione riguarda la Ezza Teresa. Al di là del fatto che io chiedo al segretario verbalizzante di verbalizzare quanto qui a breve io passerò a dire, perché molte delle sentenze che noi oggi discuteremo e come abbiamo concordato nel corso del suo comunale, arriveremo a 25 termini con il bilancio per poi inviare la seduta perché noi siamo andati in ordine, e io credo che quando il Consiglio Comunale delibera su delle proposte poi ci debba essere una sequenzialità. Noi abbiamo deliberato nello scorso Consiglio Comunale che avremmo disarticolato il riconoscimento dei termini in tutti da 25 per consentire una più approfondita analisi degli stessi da parte di chi che sia, da parte di chi che voglia. Io l'ho fatto, ma l'ho fatto limitatamente ai primi 25, come l'ha scorso deliberato, per l'appunto su mia proposta, credo articolato in maniera alquanto esaustiva. Pertanto, per quanto mi riguarda, ma credo di poter parlare a nome dell'intera maggioranza di governo, l'analisi dei primi 25 tecnici con il bilancio sarà l'analisi sulla quale oggi ci riferiremo l'odierna sede civica. Innanzitutto io vorrei verbalizzare che, e chiedo al segretario di procedere, trattandosi di sentenze passate in giudicato, ma non applicate a questo ente, e mi riferisco alle prime tre per poi arrivare alle altre nel 2013, rispetto agli interessi maturati sulle somme che il Comune dovrà erogare, se vi siano delle responsabilità di natura amministrativa e di natura contabile a carico di chi doveva istruire il debito con il bilancio e soprattutto di chi doveva procedere al riconoscimento alla successiva fase liquidativa. Perché è vero che si tratta oggi di sentenze passate in giudicato, ma è altrettanto vero che sono sentenze passate in giudicato e soprattutto non giudicate nel 2003 e l'anno 2003. Essendo oramai a metà inoltrata del 2010, oggettivamente appare strano che a 7 anni di distanza non vi sia stata ancora la liquidazione delle somme giustamente e legittimamente vantate dai creditori, nel nostro caso la Ezza Teresa per 20 volte e da Damato Alberto nel terzo debito con il bilancio che poi dopo avremo a parlare. Limitandoci alla prima, oltre dunque, come dicevo, alla verifica di eventuali responsabilità amministrative e contabili per la determinazione degli interessi insorti di queste somme da erogare, essendo sentenze del 2003, riguardo alla prima sentenza c'è da fare una riflessione che io sento tutto il Consiglio. Qui trattasi infatti di una cartella esattoriale relativamente alla riscossione delle acque vertiche del 1997, rispetto alla quale in maniera tardiva il Comune procedeva ad un periodo aggiuntivo. Parliamo del 2002, quindi a distanza di 6 anni dalla nascita del credito, con conseguente costituzione dei termini di prescrizione dello stesso credito vantato dal Comune. Tant'è vero che il debito poi nasce con l'opposizione al credito aggiuntivo che viene fatto dall'avvocato che rappresentava la Ezza Teresa e che si compie